me pensai che, non senza qualche rammarico, l'ho detto qualche giorno fa al presidente bolognese, che non avrei mai più avuto la possibilità di partecipare alla solenne commemorazione della strage del 2 agosto in una veste istituzionale, magari a titolo personale, come era avvenuto nei 30 anni precedenti della mia carriera qui a Bologna, da quando nel 1989 sono arrivato in prefettura al mio primo incarico da funzionario dello Stato. E invece oggi, con mio grande onore, sono qui come Ministro dell'Interno e non posso che sentirmi orgoglioso che il Presidente del Consiglio mi abbia delegato a rappresentare il Governo proprio in questa circostanza. È una presenza che reputo necessaria, che ha il senso di onorare le vittime della strage e testimoniare la compartecipazione delle istituzioni al dolore e al bisogno di verità e giustizia dei familiari e di una città che è anche la mia e quindi anche di un popolo intero. Voglio essere chiaro, una condivisione senza riserve, che non ammette oblio e che parte dal riconoscimento della verità giudiziaria acquisita. Io sono onorato, ma sento anche una grande responsabilità nel parlarvi oggi in questa veste, anche perché non posso, come nessuno del resto, separare il mio ruolo dalla mia persona. Ed infatti oggi sono qui a pronunziare parole che in me si sono sedimentate nel tempo, grazie ai racconti di chi, nei miei lunghi anni di presenza qui a Bologna, mi ha concesso il privilegio di essere in diretto testimone di quella tragica e indelebile giornata e di tutto quello che c'è stato dopo. E voi familiari avete da subito avuto il merito di ricercare un'interlocuzione con le istituzioni per fare piena luce sulla strage ed ottenere giustizia. Ed è anche grazie alla vostra insistenza, pervicacia, che l'attenzione sull'attentato non è mai venuta meno e non è mai calata. Ebbene, io vorrei anche un po' che la mia presenza significasse, forse più di molte altre parole, che lo Stato cammina con voi, non si sottrae alla responsabilità di proiettarsi nel passato per confrontarsi con la verità e coltivarne la memoria, ma anche di volgere lo sguardo al futuro per contribuire alla speranza, perché la memoria e la speranza vivono l'una nell'altra e non sono perite nella strage. Il nostro impegno, il dovere di non dimenticare e di non attenuare lo sdegno sono fondati sul rispetto e sulla solidarietà per le vittime e per i loro familiari, ma anche sulla irrinunziabile coscienza collettiva che è alla base del nostro ordinamento repubblicano e dei valori mediante i quali esso si mantiene e si sviluppa. E quindi nel rivivere l'oltraggio dell'attentato terroristico, la coscienza civile, la nostra coscienza civile, conferma il rifiuto della barbarie e si rigenera. La memoria credo che abbia una funzione sociale, è stato detto prima, quella di farci riconoscere come corpo unico che coraggiosamente si oppone ad ogni forma di violenza. Il mosaico della strage di Bologna è immenso, si compone di innumerevoli tessere che devono tutte affiorare e restare lucide. Mi riferisco alle vite anche delle 85 vittime, i propri vostri cari, degli oltre 200 feriti, alle loro identità, ai loro nomi, al lavoro che facevano, ai gesti che stavano compiendo al momento dello scoppio, alle ragioni per le quali erano alla stazione. Mantenere viva la memoria di queste vittime dunque, ma anche quella dei soccorritori, perché sta anche lì, nei nomi delle vite dei soccorritori, la chiave della speranza, perché lì sta l'esempio. La commemorazione del 2 agosto parte da qui, non a caso, a Palazzo d'Accurcio, che è la sede del Comune, non poteva essere diversamente storicamente, perché qui infatti si deve rinnovare il patto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Qui si deve e si può ricordare ai familiari delle vittime che non sono soli. E la strage ha colpito la democrazia e la democrazia si difende innanzitutto della rappresentanza. E come ogni anno partiamo da qui, perché è da qui che quella tragica mattina del 2 agosto è ripartita a Bologna. Palazzo d'Accurcio quel giorno rappresentò quello che deve essere sempre un palazzo del governo, un luogo di ascolto e di aiuto, perché è nella mutualità che si radica il senso della convivenza sociale e delle istituzioni che ne sono le espressioni. Ci impegniamo quindi gli uni verso gli altri per sostenerci quando siamo vulnerabili. Questo è il senso dello Stato. Per innovare questo patto però dobbiamo avere degli esempi che ci rammentino quanto valga la pena di uscire dall'individualismo e spenderci per un progetto che si rivolga agli altri, che mantenga vitali i nostri rapporti umani. E Bologna in quel giorno è stata e sarà per sempre uno di questi necessari esempi. Bologna fu colpita da un dolore inconsolabile e fu decorata della medaglia d'oro al valor civile che, cito nel decreto di conferimento del Presidente della Repubblica, Bologna diede un'eccezionale prova di democratica fermezza e di civile coraggio. E quindi la solidarietà che è più forte della bomba si sprigionò a seguito
dell'attentato, a mio modo di vedere, resta il simbolo principale per l'Italia intera del rifiuto dell'aggressione e della riappropriazione di quei valori civili di cui è intrisa in senso ideale e reale tutta la nostra comunità. Per questo noi cammineremo insieme ogni 2 agosto, chiedendo innanzitutto a noi stessi che il dolore nel quale oggi ci ritroviamo non permei isolatamente le nostre coscienze, ma si traduca in un collante di un'autentica pacificazione. Grazie. Così il ministro Piantedosi, che ricorda il suo impegno da prefetto quando arrivò a Bologna nel 1989 e da allora sempre manifestato la sua vicinanza ai familiari di quelle 85 vittime, quei 200 feriti. Si riparte dalla condivisione, partendo appunto dalla verità giudiziaria acquisita, e anche questo sicuramente è stato un passaggio molto molto interessante del ministro.